Siamo con Vicky Mantegazza, presidente dell'Hockey Club Lugano. Allora, siete appena stati in Svezia. Come è andata e come hai visto la squadra in questo pre-season finora? In Svezia è andato tutto molto bene, abbiamo lavorato molto sul gruppo, hanno fatto degli allenamenti veramente intensi, hanno provato il sistema, i vari sistemi che Fischer e Anderson stanno mettendo sul ghiaccio, e quindi adesso è ora che inizi anche la stagione, perché è giusto anche trovare il motivo della partita, cioè quello che sono i tre punti per dare ancora quel qualcosa in più di motivazione. Come hai visto i nuovi acquisti? Gli acquisti li ho visti bene, che chiaramente gli attaccanti non hanno bisogno di presentazione, hanno fatto un hockey abbastanza spettacolare, proprio quello che è nella loro indole. E anche gli acquisti o il ritorno di Ale Chiesa in difesa ha dimostrato peso e forza fisica proprio davanti alla porta, che l'anno scorso c'era anche mancato. Quest'estate sono arrivati dei giocatori giovanissimi nelle varie categorie della sezione giovanile. Ecco, è da leggere come una strategia futura, quindi anche nei prossimi anni farete venire dei giovani scovati, diciamo, in giro per la Svizzera, o è un fatto isolato di quest'estate? No, non c'è niente da nascondere, la sezione giovanile dell'Hockey Club Lugano negli ultimi anni è una delle migliori che c'è in Svizzera, e i ragazzi che sono usciti negli ultimi anni e sono arrivati in prima squadra lo dimostra, quindi sono anche i giocatori stessi dei vari club che ci chiedono di poter venire, perché sanno che da noi comunque si lavora bene e si cresce. Campagna abbonamenti, abbiamo sentito alcune cifre prima, si parla di oltre 500 abbonati in più a oggi, sei soddisfatta? Sono soddisfatta molto, ringrazio i nuovi abbonati, ringrazio anche chi ci è fedele da tanti anni. Chiaramente si può sempre fare di più, io sono un presidente esigente, quindi non mi accontento mai, però diciamo che come obiettivo, e sono sicura che nei prossimi giorni aumenteranno le tessere ancora di qualche gradino, sono contenta. Per finire, l'obiettivo stagionale in termini di risultato, si può parlare di semifinale come obiettivo minimo o è troppo? Mi sembra che Fischer prima sia stato chiaro, l'obiettivo è quello di far crescere i nostri giovani senza comunque avere paura di poter tentare di vincere anche un campionato, se non quest'anno già l'anno prossimo o in tempi brevi.